Se vinco cambierò tutto, e così è stato. Il neo governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è partito da due settori strategici, sanità e trasporti, azzerando i vertici di Soresa e EAB. Alla guida della Soresa, la società regionale per la sanità, è stato indicato Gianni Porcelli, l'ex sindaco di Mugnano che un anno fa fu sfiduciato dalla sua maggioranza. Con Porcelli nel consiglio di amministrazione sono stati indicati Giulia Abate, Beneventana, ex consigliere regionale del PD, e l'avvocato avellinese Luigi Giuliano. Nessuna sorpresa all'EAB, il presidente del CDA della holding e il commercialista Umberto De Gregorio, dirigente del PD e tra i più stretti collaboratori di De Luca. La nomina dei nuovi vertici della Soresa è ritenuta però illegittima dal centrodestra. Porcelli e Abate non avrebbero i requisiti previsti dalla legge regionale in materia di nomine. L'articolo 4, fa sapere l'opposizione, stabilisce tra l'altro che non possono essere designati a incarichi di competenza della regione i candidati non eletti alle elezioni regionali per gli 8 mesi successivi all'elezione stessa. Il nuovo presidente del CDA, Umberto De Gregorio, ha parlato dell'EAB come azienda complessa e ha fornito alcune cifre. Di sanità e trasporti si è parlato anche nella riunione che il presidente De Luca ha avuto con i 30 consiglieri di maggioranza, un incontro voluto dal governatore per tracciare un metodo di lavoro dopo il flop della seduta del consiglio di venerdì scorso. L'obiettivo di De Luca è di avere un confronto con la maggioranza prima di ogni riunione del consiglio, per arrivare in aula compatti.